quello che mi ha colpito sicuramente del film è la fotografia, infatti ne parlavamo anche ieri sera. C'è molto arancio e azzurro. Volevo sapere da te appunto perché, come hai lavorato sulla fotografia e perché questi colori. Ma questi colori principalmente sono tutti arabi. Cinecittà di Santa Palma è stata un'immagine che ha poi portato all'estetica del film, questa ambientazione, diciamo, piatta e razionale, quindi piatta spigolosa. E celeste dal delizio sogni che c'è anche il viaggio. E quindi con quei due colori poi siamo andati a riproporli, festeggiando le varie scene. Quindi arriva veramente so perfettamente perché non hanno qualcosa, però non so perché hanno qualcosa. Dunque, un copione che si legge con un bicchiere d'acqua, sì, non si deve vedere una sola volta, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Dunque, quando ho letto il copione di Guarascolti, l'ho amato, però lo scuro. Amavo il film, amavo che sia una storia d'amore, amavo che i personaggi non siano mai attenzibili. E dunque c'è un grande charme. Però un'immagine meravigliosa potremmo fare, pensando, perché uscire in copioni per poi produrli, no? Se in copioni, perché non mi sembra un criterio molto, molto interessante. Ci sono. Io credo di aver lavorato più che altro su una mancanza, ho sfruttato la mancanza dell'ascolto su una mancanza mia, quindi perché in fondo Liga soffre di solitudine e la solitudine, la solitudine forse di ho cercato di avvicinarla a me passando per qualche momento. E poi ieri guardando il film ho capito che questo film il suono aiutava, mi sicuro molto, no? Quindi sei riuscito a imparare che certe cose poi tutte insieme con la magia succedono, no? Io mi sono perso nel e poi tutto insieme creato quello che era questo film. Cerco di enfatizzare il più possibile con il personaggio e far passare quella sua mancanza attraverso una Sull'esordio consueto, io non so, no, se io riesco a. La storia di in verità scopro il genere, lo scopro leggendo. E poi lo approfondisco sempre leggendo un libro di Oliver Sacks, si chiama Musicologia, c'è un capitolo dedicato alla musica. E ho trovato una tematica molto interessante che mi dava anche l'opportunità di raccontare come fare un film attraverso la ficzione. Perché io sono una persona musicale, io sono una persona estremamente musicale. E mi sono posto in primis la domanda, ma come sarebbe la mia vita? E come sarebbe la mia vita se incontrassi qualcuno? Insomma, una domanda lì, però Oliver Sacks direi che principalmente è stato scrittore che io adoro, un geniale personaggio, affascinantissimo, però il soggettista inconsapevole. Molto nasce da quella foto famosa di Birri al cimitero di Santa Palma, che fece col Martin Delago e il cimitero rosso. E vedendo quella foto, io conoscevo da anni, ho pensato che insomma fosse, volevo che fosse un po' quella la notazione del film che loro fanno, perché sembra finita. Quel manto bianco, quel cubo rosso, ha detto,
esiste ma non sembra che esista. E ti ho detto, ok, andiamo a ricercare quel genere di personalità, che poi in fondo il film è una storia di un viaggio, ma non tanto un viaggio fatto quanto un viaggio, diciamo, sognato. E questa sensazione che lo aiuti, quella sensazione là, no? In più parlando di musica, cioè, la musica è un veicolo meraviglioso che ti permette di sognare. Sì, c'è un distacco un po' voluto, un po' come c'era la tela del film, che dico, comunque dico, Lorenzo Lombardi dice Philip Glass, Taylor Swift, stessa cosa per lei, il gioco è un po' quello, nel senso che io ho cercato di ricreare un mondo che esiste solamente per film, i personaggi sono reali, ma per me il mondo è totalmente finito, poi ovviamente diciamo che se dovessi dare la temporalità sarebbe pre-tecnologica, pre-internet, no? Però l'ambientazione non vuole avere un collocamento temporale, cioè vuole essere come se avessimo, diciamo, girato in studio, quindi costruito tutto. Questa è la volontà, sempre, perché appunto è un po' un sogno. L'idea è quella sempre del viaggio sognato, quindi non pensavo che fosse necessario, cioè ho preso anche il mio libro, volevo permettermi di rischiare anche il grande con la confusione e volendo che portasse la domanda, come l'hai fatto. Mi sembra interessante, anche per la persona.